A Pontedecimo, all'interno dell'ospedale Gallino, un ambulatorio di medicina integrata. Ma che cosa significa? Bene, la medicina integrata non è altro che la fusione della medicina accademica con la medicina complementare. Quindi non esistono più due medicine, esiste una sola medicina che si occupa del benessere del paziente, una medicina che mette il paziente al centro per offrirgli il meglio delle terapie che può offrire solo la medicina accademica, a cui si associa una medicina complementare per ridurre gli effetti collaterali potenziali delle terapie, per far sì che lo stato psicologico, lo stato emotivo del paziente venga preso in considerazione e ci sia una visione olistica del paziente. Quali i tipi di pazienti? Attualmente ci sono due tipi di paziente, c'è cioè il paziente oncologico, sia il paziente oncologico che fa la chemioterapia, sia il paziente oncologico che ha terminato il suo ciclo di terapia, che è guarito, che però si porta dietro tutta una serie di effetti collaterali legati sia alla malattia sia al trattamento subito. E dall'altra parte ci sono i pazienti con patologie croniche immunomediate, tipo, per fare un esempio, il lupus eritematoso sistemico, ma anche altre patologie autoimmunitarie. Tutto il pacchetto di medicina complementare serve per offrire un benessere al paziente. Abbattere lo stress ossidativo significa migliorare lo stato fisico, lo stato mentale. Il tutto condito con una riduzione della sintomatologia dolorosa, sia l'agopuntura sia lo shiatsu contribuiscono a questo. Agopuntura e shiatsu contribuiscono anche ad armonizzare le energie dell'individuo perché agiscono sui meridiani che sono stati studiati, sono stati valutati, sono stati dimostrati anche con la medicina accademica. Fate anche musicoterapia. Facciamo anche la musicoterapia, che ha un ottimo effetto terapeutico, non solo sui pazienti in chemioterapia, ma anche sui pazienti che hanno patologia autoimmunitaria. Oltretutto, questo agisce prevalentemente sul sistema, sullo stato psicologico dell'individuo e si traduce poi naturalmente sul suo stato fisico. Una macchina che è capace di ridurre lo stress ossidativo, perché lo stress ossidativo è una delle cause principali, da una parte, degli effetti collaterali delle varie chemioterapie e della radioterapia, dall'altra parte si associa alle patologie autoimmuni ed è tanto più elevato lo stress ossidativo, quanto più lo score della patologia autoimmune è alto, vale a dire quanto più la patologia autoimmune è attiva. Un servizio che qui in Valpolcevera si inserisce tra i servizi garantiti dall'ASL 3. Assolutamente sì, questo servizio è garantito dall'ASL 3, è stato solo attraverso la collaborazione con ASL 3 e in associazione all'associazione Onlus Antonio Lanza e in associazione ad Alisa è stato possibile creare questa struttura che appunto mira al benessere dei pazienti.